Grazie Presidente per la parola. Innanzitutto un messaggio importante all'operaio morto a causa appunto dell'emergenza Covid, Ezio Ciprai, capo officina di Rocca Cencia. A noi veramente, alla famiglia, insomma, visto che purtroppo ha lasciato una moglie e due figli, va tutta la nostra vicinanza. Ecco, questo è un messaggio che volevo dare e che appunto io chiederò domani un minuto di silenzio per l'operaio defunto. Io ho sentito parlare di un'azienda che non pulisce, di un'azienda che non sanifica, di un'azienda che abbandona i suoi lavoratori. Dalle forze di opposizione mi sembrano messaggi forti, anche inopportuni, perché un'azienda, come dire, è seguita, insomma, ecco, c'è un amministratore unico, c'è una dirigenza, un'azienda che sta riacquistando il proprio valore, la propria personalità. Si è iniziati subito con delle operazioni di sanificazione importanti, operazioni emergenziali che l'azienda non ha mai svolto nella sua attività in tutti questi anni, e chiaramente lo sta facendo con determinazione, lo sta facendo dalla mattina alla sera, dal lunedì alla domenica. Perciò, ecco, diciamo, non vorrei assolutamente che venisse sminuito l'attività e il ruolo di questi operai e di questa azienda tutta. Ricordiamo che sono state distribuite all'incirca 150.000 mascherine. Fino a poco tempo fa quasi introvabili, perché chiaramente le produzioni erano ridotte, e perciò è stato difficile per tutti quanti, per le aziende, per l'amministrazione, per gli enti locali, per i cittadini, reperire queste mascherine. AMA lo ha fatto, le ha distribuite agli operatori, lo fa quotidianamente, chiaramente non li lascia sprovvisti dei DPI. Questo è chiaramente impossibile, ma inaccettabile anche da chi porta questi attacchi verso questa azienda. Sono state distribuite 200.000 paia di guanti. Perciò, insomma, sono state poste tutte le accortezze necessarie per garantire la sicurezza di questi lavoratori. In più è stato attivato il lavoro agile sin dall'inizio a 720 lavoratori, e anche questo è indice comunque di vicinanza e di supporto a tutti coloro che oggi chiaramente svolgono un lavoro importante, delicato e serio per tenere pulita la nostra città. Domani avremo una commissione ambiente, noi ci siamo attivati sin da subito, appena è iniziata questa emergenza, abbiamo richiesto la convocazione di una commissione con l'audizione dell'amministratore unico Zakis, dove chiaramente lo ascolteremo, e poi la commissione ambiente darà tutti i possibili indirizzi necessari a migliorare l'attività di questa azienda. Perciò, ecco, questo è quello che ci sentiamo di dire. La mozione non è votabile, perciò il nostro voto del Movimento 5 Stelle sarà contrario. Mi dispiace che si faccia confusione tra si parla di AMA, poi si parla di Pharmacup, insomma si fa un minestrone, veramente un purpurri, insomma, ecco, di situazioni che oggi veramente è meglio isolarle, è meglio trattare tema per tema. Grazie Presidente.